Il vostro avvocato del diavolo è stato un mediocrissimo centravanti alla Pippi Onzaghi. Pochi muscoli, poca carne, pochissima tecnica, ma una certa capacità di infilare la palla in rete. Lo scarso talento non mi ha impedito di divertirmi molto calcando polverosissimi campi di periferia, esultando peraltro ad ogni gol come se mi fossi trovato al Santiago Bernabéu. Perché vi racconto questi assolutamente perdibili aneddoti? Perché oggi, vedendo le immagini registrate in occasione del match di campionato tra Lazio ed Inter, a quei campetti ho ripensato. Infatti, su quegli orribili sabbioni sui quali l'erba era spesso soltanto un'ipotesi, capitava spesso che una delle squadre non si presentasse. Allora l'arbitro invitava quelli che c'erano ad aspettare per regolamento l'intervallo e si ingannava il tempo esattamente come ieri ho visto fare ai calciatori della Lazio. Qualcuno telefonava alla fidanzata per chi ce l'aveva, gli altri organizzavano la pizzata serale e così si aspettava che arrivasse l'intervallo. Cos'è successo ieri a Roma? Verrebbe da dire l'ennesima improbabile sceneggiata del calcio italiano. Ora, che Lazio-Torino si rigiocherà esattamente come si rigiocherà Juve-Napoli lo sanno anche i bambini. Del resto, la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, proprio con riferimento al precedente, diciamo così, tra Juventus e Napoli, costituisce un precedente tombale. E allora perché la partita di ieri non si è rinviata subito? Perché semplicemente i presidenti della nostra Serie A non hanno voluto. Vai a capire te perché. È una cosa ben strana questo, perché vedete, il calcio è la terza industria del paese, fattura circa 5 miliardi l'anno. Il calcio non è solo tifo, quindi, ma muove soldi, dà lavoro, dà occupazione, e non soltanto ai milionari che scendono in campo, ma anche all'ultimo dei venditori di gadget o di bibite. Per offrirvi un ordine di grandezza, il calcio contribuisce al nostro prodotto interno lordo per il 7%, eppure viene gestito come un'assemblea di condominio. L'inquilino del primo piano non è interessato che si ripari il tetto, tanto mica piove in casa sua. Quello dell'ultimo piano invece pretende che quello del primo, che l'ascensore non l'ha presa mai, la paghi esattamente come lui. La signora del terzo piano poi ce l'ha con tutti, perché è vero che il suo cane fa i bisogni nel vano scale, ma mica può uscire tutte le mattine a portarlo fuori. Insomma, tanto per dirla come sta, ognuno pensa ai propri piccoli interessi. Del resto, guardate, è inevitabile in un paese che legge tutto attraverso le lenti deformanti del tifo, figurati il pallone. Pensate da ultimo alle vicende più calde, ve le sottopongo in rigoroso ordine alfabetico. Il caso Suarez a Perugia, i tamponi della Lazio, la situazione economica dell'Inter. Ecco, oltre alla penosa inerzia delle istituzioni calcistiche tutte, a seconda dei casi, la Procura federale, la Covisoc, la Federcalcio, la Lega e potremmo continuare, pensate con onestà ai vostri di pensieri, non c'è bisogno che vi confessiate, il vostro avvocato del diavolo vi legge dentro. Sarete certamente, come sempre accade in questo nostro bellissimo e disgraziato paese, ipergarantisti con i vostri colori e dei novelli Torquemada nei confronti degli altri. Se ne potrebbe sorridere perché, come dicevamo, parliamo di pallone, ma in realtà c'è poco da sorridere perché il nostro sistema calcio, che è già stato sopravanzato dalla Premier League inglese, dalla Liga spagnola, dalla Bundesliga tedesca in termini di fatturato e quindi di importanza del movimento, deve ora guardarsi le spalle addirittura dal campionato francese, udite udite, da quello belga. Insomma, è un sistema in caduta libera, terza industria del paese, ma non di meno un sistema che deve affrontare un declino al quale sembra non poter porre rimedio. Diciamoci le cose come stanno, non vinciamo una competizione internazionale da 10 anni, abbiamo sindaci che in maniera del tutto generalizzata disapplicano una legge dello Stato, quella sugli stadi, appunto perché è meglio dare retta all'ultimo dei comitati di quartiere, no? Qualcosa, del resto si sa, il PIL non vota, mentre i componenti dei comitati, sì, siamo disposti a tenerci i presidenti come manenti, pur di non fare entrare i fondi, perché la logica imprenditoriale di questi ultimi fa paura. Però
Vergognosa è addirittura la cessione dei diritti televisivi con numeri legali che mancano perché non ci si riesce a mettere d'accordo. E insomma, verrebbe da dire altro che calcio metafora della vita, come sentenziava Jean-Paul Sartre. Il nostro calcio è il più fedele specchio del paese e lasciatevelo dire, non è un bel vedere.